Dall'Aula Paolo VI in Vaticano sta per cominciare la 25esima edizione del Concerto di Natale. Presenta Gerry Scotti. Buonasera, auguri a tutti. Buonasera, bentrovati. Ora un brano scritto dal premio Oscar Nicola Piovani, dal film di Roberto Benigni La vita è bella. Sento già mormorare perché forse avete già capito, lo ascoltiamo dalla splendida voce di Noah. Alla chitarra il maestro Gil Dor. Buonasera a tutti. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Uno degli applausi più grandi di questa sera per questa magnifica artista e per il messaggio che ci lancia ogni volta. A dopo. Grazie. Signori, vorrei al mio fianco un'altra grande protagonista di questa sera. Vieni, Noah. Vieni, vieni. Grazie, lei è quella che più volte è stata su questo palco del Concerto di Natale. È la primatista assoluta. Quante volte sei stata su questo palco? Tante. Molte, molte. Ma è sempre un onore essere qui e rappresentare Israele e anche il popolo ebraico in questa grande casa di Dio. Questo Dio
che condividiamo noi tutti. So che da sempre le tue canzoni sono considerate da tutto il mondo un ponte per la pace. Adesso tu hai espresso il desiderio di volerci raccontare un po' il senso della tua prossima canzone, per cui è bello che tu lo faccia e non ti preoccupare dell'italiano perché lo parli benissimo. Ok, ho preparato qualcosa da dire, perdonatemi se leggo il mio italiano, non è perfetto. Il testo che adesso canterò per voi sulla meravigliosa musica di Johann Sebastian Bach è stato ispirato dalle molte donne coraggiose israeliane e palestinesi che lavorano insieme abbattendo i muri della paura e dell'odio e costruendo un ponte per la pace e la comprensione. Sebbene stiamo vivendo in un'epoca di oscurità e di incertezza, le donne stanno emergendo sempre di più come un potere di cambiamento e di speranza. In effetti, stasera, su questo palcoscenico, abbiamo così tante donne belle e coraggiose. In questa stagione celebriamo la nostra festività ebraica di Hanukkah, una festa che simboleggia il potere della luce sull'oscurità. In questo spirito desidero dedicare la mia esibizione a Papa Francesco, poiché la sua presenza nella nostra vita, la sua umiltà, umanità e coraggio sono un esempio di vera guida, un grande raggio di luce per tutti i popoli, a prescindere dal genere, razza o religione. Grazie Papa. E grazie. Grazie, sì, per te, un regalo. Grazie, un regalo. Splendide parole, splendida persona, signori. Con Jill Dor sentiamo Look at Me, Noah. Look at me across the border, beyond the wall. Look at me the way you would observe yourself in life's broken mirror. No, I refuse to bow to those who say the world is changing now, and as it changes, there's no way to see the other like a child lost in the loneliest night. Those who'd sentence us to fear and fight. Here is a woman in labor, her child will soon be born, but who knows if he'll find favor in the eyes of those who rule and rampage, who dominate the earth and skies. With words of hate, they close the gates of hope. Come, we cannot let them blind us. For every woman in the world knows what it's like when they cripple and bind us. Forever searching and waiting and anticipating, we ask ourselves when, we ask again and again, when will we finally find freedom? There is a crack and it's growing. There is a light and it's glowing through the sorrow, beyond the tears, beyond tomorrow. There must be something more that we can do. I can see you, your beauty shows beyond your weakness and pain. It glows. The morning is near now. As the stars disappear, we'll shatter that wall. We'll watch it fall. Together, sister, we can come.
give me your hand. Amen.
Tada Rabba, grazie. Un vero regalo quest'Ave Maria di Gounod, una sorpresa che ci ha voluto fare senza nemmeno annunciarla, e questo è l'effetto che hai fatto. Grazie. Oh, grazie. Qui nell'aula Paolo VI, grazie di cuore. Shalom. Grazie di cuore, grazie di cuore. Anche lei emozionata come fosse la prima volta. Va bene, vi ricordo ancora, rimani con me perché adesso è un momento di happening finale. E intanto entrino tutti gli artisti perché io devo fare dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare innanzitutto la signora Stefania Scorpio, da 25 anni, l'anima, l'organizzatrice del concerto di Natale. Buonasera Stefania, auguri anche a te, grazie. Un grazie particolare allo Stato Pontificio della Città del Vaticano per la splendida e anche affettuosa accoglienza, grazie di cuore. All'orchestra e al coro Art Voice Academy, che ci hanno accompagnato tutta la serata, al maestro Renato Serio, buonasera maestro e auguri, auguri vivissimi. Alla Ritmica, al coro Gospel, a Canale 5 che ha creduto nella possibilità di mandare in onda una serata così bella come questa, in prima serata, al nostro regista Roberto Cenci, auguri Roberto. Alla Primetime Promotion e a tutti i ragazzi, le donne e gli uomini della squadra Mediaset che hanno lavorato come dei matti 3-4 giorni e notti per poterci permettere questo grande evento. E poi naturalmente su insegnamento del Don, un grazie alla Fondazione Scolas Occurrentes, alla Fondazione Don Bosco nel mondo, per quanto fanno ogni giorno in ogni angolo del mondo a sostegno di chi soffre. Ci siamo? Ci siamo? Me lo dite che ci siamo? Are you ready? E allora diciamolo. Happy Christmas! War is over! Buon Natale a tutti! God bless you! This is Christmas, but what have you done? Another year's over, a new dawn just begun. And so this is Christmas, I hope you
Christmas and Happy New Year. Grazie a voi, grazie.